Hola, salve a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Io sono Wendy e oggi andremo a fare un video, una video recensione di questa piastra della Mermaid Hair per fare beach waves. Allora, da premettere, io non sono una grande fan delle piastre in generale perché io non sono molto brava nell'acconciarmi i capelli. Io solitamente uso la mia GHD normalmente per fare i capelli lisci e ho visto su YouTube tipo qualche metodo per fare anche i boccoli, quindi ogni tanto quando mi va di variare ne faccio un po' con i boccoli. L'unico problema è che a volte i boccoli, nel senso, quando passa già un giorno e si devono pettinare, li rovino troppo, nel senso poi dovrei fare sempre ogni volta prima di scendere. E quindi ho visto una mia amica che ha usato la piastra di Primark per fare beach waves, stupendi. E solo che sono andata e non l'ho trovata. Su Lookfantastic ho trovato questa piastra che tra l'altro è davvero bellissima, tutta rosa, c'è anche nera e con di diverse dimensioni. Eccola qui. E praticamente su Lookfantastic c'era scontata, invece di 75 c'era 48. E tipo per chi invece è un nuovo iscritto c'è anche un codice sconto, se non erro, del 15%. Aspettate che la sto liberando, ve la voglio far vedere. Allora, da premettere, esce anche questo guantino per non scottarsi, che ora metteremo anche se non lo metterò mai più. E la piastra in questione è questa qui, che è stupenda. Wow, quanto è bella! È stupenda! Un po' pesante, oddio! Ma è proprio bella! Allora, io ora la metto in corrente e vediamo quanto tempo impiega per riscaldarsi. Ci vediamo tra un secondo. Allora, ragazze, eccoci qua. La piastra ha impiegato un minutino per riscaldarsi. Qui praticamente ci sono, vabbè, a parte questo, per appoggiarla tipo cavalletto e non bruciare il piano d'appoggio, qui ci sono i pulsantini per regolare la temperatura, arriva fino a 220 gradi, ha impiegato un minutino appunto per riscaldarsi. Io ho fatto una pettinata ai capelli. Metto questo qui che della Biocalin, è un protettore per capelli che mi trovo benissimo, perché per me è molto difficile trovare un protettore per capelli che non unge troppo i capelli. Questo è fantastico, non costa nemmeno tantissimo, forse boh, 7 euro, non lo so. L'ho comprato su Sempre Farmacia, un sito online, e ha un odore buonissimo. Io lo uso soprattutto d'estate, quando vado al mare, per proteggere i miei capelli dal sole, anche i capelli naturali ovviamente, perché a mare vado con i miei capelli naturali. Ok, leghiamo i capelli con una pinza e proviamo. Io non l'ho mai fatto in vita mia, vi dico la verità. Vediamo che cosa esce fuori. Scusatemi se a volte non guardo nella videocamera. È molto pesante. Però forse deve essere un po' pesante per, appunto, quando si chiude, per dare la forma. Ho dimenticato di dire che è rivestita in ceramica, quindi fa meno male i capelli, non dovrebbe bruciarli. Questa è la prima ciocca. Ovviamente bisogna vedere a lavoro finito. Diciamo che non è perfettissima. Io ora ravvelocizzo un pochettino il video e vediamo a lavoro finito come viene il.
ragazzi, eccoci qua il risultato finito. Io sicuramente non li terrò così normali, ma magari mi metterò qualche pinzetta, qualche mollettina, insomma, non lo so, ma vediamo. Impressione, allora, da premettere che io non sono bravissima a usare piastre e piastrine, sicuramente ci metto meno tempo a farli così che quando li faccio lisci, quindi magari quando si ha anche poco tempo dopo lo shampoo per fare comunque una piega, ci ho messo all'incirca 20 minuti, una mezz'oretta, mentre quando li faccio lisci io ci metto un'ora, mezz'ora e mezz'ora. E mi piace molto. Ovviamente io non posso fare il paragone con altre piastre perché non le ho, questa è la prima. La ricomprerei? Assolutamente sì, mi piace molto l'effetto. E mi sono dimenticata di dirvi che io l'ho usata a 180 gradi, quindi magari prendendo ciocchine più piccole rispetto a quelle che ho preso io, che le ho prese abbastanza larghe, prendendole un po' più piccole e mettendole a temperature un po' più alte, forse viene anche più accentuato. Infatti, per esempio, se vedete questo lato qui, mi sembra più bello di questo, perché questa qua forse ho preso ciocchettine un pochino più piccole, però fatto sta che il risultato mi piace. Mi piace, per esempio, a me di solito prendere una ciocchettina così e metto le mollettine piccoline da questo lato e da quest'altro lato, così mi fa tanto, non lo so, proprio beach waves da mare, così molto carine. Voto, beh, io gli darei un bel 8,5, mi piace tantissimo, davvero. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se la volete acquistare, date un'occhiatina sul sito della Look Fantastic, perché di solito ha molti sconti. Come vi dicevo, io l'ho pagata a 48 euro, stava scontata a 48 euro, e c'è anche la versione più piccola, c'è la media e la più piccola. Io penso che questa sia la grandezza perfetta, perché troppo piccola diventa poi troppo riccia, e invece a me piace questo effetto qui. Io vi mando un grande bacio e al prossimo video.